evento di Sanremo, a distanza di 2 settimane, i brani insomma del festival possiamo dirlo che dominano le classifiche generali e 6 canzoni sono già certificate oro. Ne parliamo con i nostri ospiti. Intanto, a proposito delle canzoni che passano tantissimo in radio, qui ce lo può dire Massimo Cervelli, se insomma queste canzoni sono le protagoniste, visto che tu fai un programma tutti i giorni su Radio 2. Le canzoni italiane sono tutte del festival, anche stamani Apnea, poi abbiamo messo Irama, abbiamo messo I Negramaro ieri, è solo programmazione sanremese perché quelle vogliono sentire. Mahmood, l'ultima della trasmissione. Beh, di Mahmood adesso ne parliamo gold. Perché insomma Tutta Gold sta spaccando, è arrivata fino a Nairobi, vabbè, poi ne parliamo, bravi questi ragazzi. E al direttore artistico del festival che ovviamente ha centrato ancora una volta, ne parliamo con Michele Guardì, papà di tanti programmi televisivi, oggi però scusate in veste di scrittore, perché c'è anche il suo libro. Beh, grazie. Che scusa, ma è un giallo? Come? È un giallo in realtà. Ci sono dei risvolti gialli, ci sono delle storie che si intrecciano, ci sono dei delitti che si capisce dove partono, non si sa dove vanno a finire. C'è un giallo, ma ci sono anche delle cose divertenti. Tutto questo in Sicilia, non in Liguria, non vi sbagliate. No, perché è in Sicilia, nella tua Sicilia. Io racconto e parlo sempre di posti che conosco e sono i posti miei però della mia vita. Però tu che lavori sempre, ora in Sicilia, ma quando ci vai? D'estate. Ah. Diciamo che per me Via Teulada avrebbe dovuto essere la Valle dei Templi. L'hanno messa qua e io sono qua. La Ciantona, ma che vuol dire poi la Ciantona? Ciantone è un neologismo, è una parola che si usava al mio paese tanto tempo fa. Ricordiamo qual è il tuo paese, non è che Casteltermine, tu... Casteltermine, che poi lì io chiamo Castroianni. Cambia tutti. È una parola che indica quando c'è una grande confusione di voci che si sovrappongono, si sentono le voci ma non si capiscono le parole in particolare. C'era una Ciantona, cioè vedi, suona ecco, bene. E non la facciamo oggi qui sul Talk di Sanremo, eh? No. Io sto zitto. Grazie di Michele, no, grazie di Michele, raffinata cantautrice, colei che è stata la coach di ben 4, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e Colors c'erano anche. Ah, The Colors. Scusa, io mi sono concentrata solo sulle donne. Beh, certo, perché si parla di donne oggi. Ah, ecco, anche The Colors. Sì, però diciamo che loro tre sono state le allieve, ex allieve oramai, con le quali ho condiviso un anno di. La tua preferita? No, no, non lo devi chiedere. Stupenda, sono pezze core, tutte e tre. Come va si bene, dice. Va bene. Allora, maestro Adriano Pennini, il tuo preferito al Festival di Sanremo, visto che quest'anno non hai lavorato al Festival. Sì, quest'anno è stato un anno sabbatico. Quindi. Esatto, quindi adesso lo puoi dire chi è preferito, tanto non avevi nessuno in gara. Ma no, non avevo quest'anno, avevo qualche partecipazione. Ne hai fatti 25, quanti ne hai fatti? Sì, di Festival sì, ne ho fatti tantissimi, ma sono partito presto, non è che sono vecchio, è che mi sono avviato stupendo, presto. Stupendo Adriano, avviato. Niente, no, i preferiti sono, guarda, sono delle canzoni a seconda di dove le ascolti, se le ascolti in televisione c'hai una fruizione. Stai prendendo tempo, Adriano. Sì, se le ascolti in radio è di un'altra cosa ancora. Vabbè, in macchina, qual è la tua preferita andando in macchina? Ora mi dice che ascolti podcast, quindi no, non ascolta musica, capito? No, ascolto l'audiolibro. No, dalla mattina alla sera, no, sono tutti i preferiti. Vabbè, siete noiosissimi, basta, basta, le donne protagoniste di questo Sanremo straordinario, allora le vediamo qui, belle, sicure, grintose. Poi c'è la canzone che piace di più, di meno, certo. Vabbè, quella, vabbè, per forza. Nel profondo sono libera, orgogliosa e canto. Ti ho fatto entrare nel mio disordine. Senza di te non ho niente da perdere. Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi, cadono in mille pezzi di una storia sola. Dove andremo poi?
bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. Oh, oh. Beh, certo che quando poi arriva la noia, qua la cantano tutti. La cantano tutti. Allora, Michele Guardì, la tua preferita, tu me la dici, visto che comunque non fa il direttore d'orchestra come Pennino, che dice metti caso, poi ci devo lavorare. Anche se dirigere l'orchestra è sempre stata una mia passione. Quando facevamo Europa Europa, c'era la grande orchestra, a me piaceva dare l'attacco, lo stacco. Ma sei capace? Mi riuscivo abbastanza bene. Ecco, ecco. Per carità, poi ci sono maestri veri. La canzone che mi piace tanto è La Noia, mi piace. La Noia? La Noia, mi piace. Vabbè, ha vinto. Mi piace. Pensavo mi dici... Posso dire una cosa? Dimmi. Su Europa Europa c'era un gioco in cui chiamavano a casa e tu dovevi rispondere Europa Europa. Una sera io risposi Europa Europa, era mia zia. Pensavo di aver vinto. Era in contemporanea, ma è vera, però è successa. Però metti caso che si vinceva? Beh, non mi ricordo cosa si vinceva. Si vinceva un gettone d'oro per ogni telefonata che andava avanti. Si arrivava anche, fa conto, una volta uno ha vinto 22 milioni in gettone d'oro. Capito? Invece era Fabrizio che telefonava. Hai fatto bene a rispondere Europa Europa. Bravo Massimo, sempre avanti. E allora... visto che a Michele Guardì piace La Noia, io te la faccio sentire, ma in maniera completamente diversa. Cioè, La Noia può diventare anche la com'era la salsa di soia? La salsa di soia. Guarda che faccia che fa. Vediamo. Allora, la sentiamo, perché c'è questo gruppo fantastico, gli Oblivion, che rifanno tutte le canzoni in una chiave completamente diversa. Grazie di Michele, è molto, molto perplessa. Guardala, lei ha capito che sei perplessa? No, è che il titolo del libro del professore è La Ciantona. Ciantona. Quindi stai zitta per evitare di fare Ciantona qua. Metti che faccio Ciantona adesso, non si capisce bene quello che dico. Allora sentiamolo gli Oblivion rivisitando La Noia. Poi mi dite cosa ne pensate. Prego ragazzi, bentornati. Grazie. Angelina. Noia senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere, in queste notti bruciate, una corona di spine, sarà il dress code per la mia festa. Angelina Mango al sushi. Quanti piattini al nastro, seduta qui e lì guardo, mi lecco già le dita, tra la gente agguerrita, con la bacchetta, e mi hanno detto che la carta è costosa, io mi tuffo a testa bassa sul rullo, e mi strafogo dando prova di destrezza, però alla fine devo chiedere le posate per finire questo riso con i gamberi, e sgranare da mamma in quantità. Tempura in brodo digerita senza drammi, quasi quasi prendo ancora una tartare. Il cameriere a me mi serve la soia, la soia, la soia, la soia. Muoio senza nigiri, lo zenzero, il wasabi, vivo per il sashimi, io ci metterò il mango e che non resti una briciola, o paghi 30 portate. Assassino marrone, sarà il dressing per la mia pasta. Oh, è la salsa della soia. Oh, è la salsa della soia. Japan. Oh, è la salsa della soia. Oh, è la salsa della soia. Col sale. Venitevi a sedere accanto a Fabrizio D'Alessio. Allora, con la sincerità che ti contraddistingue, lo so che preferisci l'originale, ma com'era questa salsa della soia degli Oblivion? Divertente, anche perché io amo la poesia in generale e amo le parodie, le ho sempre amate, quindi sono divertente e l'ho ascoltato con piacere e mi compiaccio con loro e faccio come il comitato, lo odi. Ragazzi, non era scontato, ve lo dico, non era scontato. Torniamo sul palco.
palco di Sanremo. In gara c'erano appunto tre artiste che sono particolarmente a cuore a Grazia. Parliamo insomma di tre ragazze che sono state tre allieve. Sì. Quindi ad amici per anni diversi, chiaramente. Certo, certo. Insieme. Due hanno addirittura vinto, sia Alessandra Moroso che Emma. L'altra, Annalisa, mi pare che si sia posizionata seconda. Ma lei è, negli ultimi anni, no? Ha ripreso possesso della sua carriera, cambiando completamente. Dopo lo vedremo. Sì. Ha fatto un percorso molto bello, ma è stato, secondo me, più difficile rispetto alle altre che invece sono arrivate subito. Allora, vediamo le tre allieve di Grazia. Ora le facciamo diventare da artiste, da a tua allieve. Ex. E non è una bugia di quelle che si dicono per nostalgia o solo per sputare via il veleno, che tanto è tutto vero, non mi piace niente ma tu mi togli il respiro. Apnea, ah, 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 ah. Ricordati com'ero, che tanto è tutto vero, non mi piace niente ma tu mi togli il respiro. Brave queste ragazze. La parola Grazia, partiamo da Emma. Emma è arrivata già con un bel caratterino, è una ragazza molto forte, molto coraggiosa, molto curiosa, ha affrontato situazioni personali toste. Eh sì. E devo dire che anche il lavoro lei l'ha preso sempre maledettamente e benedettamente sul serio. Dall'inizio, da sempre? Dall'inizio, lei è stata, lei è rock, io la vedo rock, il rock non è fare musica, il rock è un atteggiamento vitale secondo me. Lei, un po' fumina? Un po' fumina nel senso che lei non mette filtri tra quello che vuole dire, quello che pensa, e lo dice in maniera molto, molto serenamente. Poi generosa, perché è stata giudice di un talent per un paio d'anni. Sì. E si è, immagino abbia imparato da te per poi elargire. Grazie. Le proprie conoscenze musicali ai ragazzi di X Factor. Eh sì, perché non è semplice. Vabbè. Lì. Guarda, devo dire che sono, quando arrivano i ragazzi ad Amici in questa trasmissione che è un'accademia, si percepisce già subito chi è determinato e chi va avanti come una macchina e chi invece tende a restare un pochino indietro per carattere e quindi, per demotivazione. Quando Emma ha vinto Sanremo tu non ti sei meravigliata, no. La vedevi lì su quel palco vittoriosa. Sì, Emma ha una grandissima forza, ha una grande vitalità, ama molto questo lavoro. A livello di intonazione, non so, lei se è una domanda che si può fare, cioè sì, a livello di intonazione, di melodia, tra le tre chi è la migliore vocalmente? Tutte e tre sono tecnicamente perfette e non mi prendo solo io il merito, perché no, invece certo. È una scuola dove avevano anche altri insegnanti, c'era Vessicchio che faceva scuola di teoria musicale, anche, però diciamo che dal punto di vista tecnico hanno migliorato, ma sono arrivate già molto precise. Maestro Pennino, tra Emma, Amoroso e Annalisa, chi preferisci? Ce la farò mai. No, sono tre intensità diverse, non mi piacciono tutte e tre, sono eccezionali. Io poi con Emma ho fatto pure un Sanremo insieme a Modà. Invece le altre le ho dirette, ma non a Sanremo. Guarda, l'intonazione poi è una cosa anche relativa, nel senso magari quella sera non senti bene con gli ascolti e magari sei un po' crescente, un po' calante. Però la cosa importante è l'intensità che loro riescono a mettere. Emma su questo però davvero lo può insegnare a tutti, guardatela. Arriverà, dirige l'orchestra Adriano Pennino. Cantano Modà con Emma. E arriverà.
bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Il Festival di Sanremo 2012 è stato vinto da Emma! Grazie a tutti! Non sono solo a condurre questa 65esima edizione del Festival di Sanremo. Ho tre gioielli al mio fianco. Il primo dei tre è Emma! Sei emozionata? Da morire. Più di quando sei in gara, quando come cantante? Sì. Perché oggi mi sento, boh, posso dirlo, sì. Mi sento veramente una principessa. Ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me. Mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre come sei bella, nessuna, mai nessuna più di te. No. Arriverà il sapore. Più dolce un abbraccio che ti scalderà, oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà, oh, arriverà la mia pelle a curare le tue moglie, la poesia della neve che cade e rumore. Ma ti sei ripresa alla grande, brava Pino. Allora, qua tutti su Twitter dicono cosa dirà lei su queste ragazze. Allora, Emma l'abbiamo vista, l'abbiamo sentita, sì. E ti sei commossa a rivederla anche negli altri vesti. Cosa succede? Dimmelo. Succede che noi abbiamo passato un anno insieme, ognuna con ognuna di loro. Un anno lì è fatto di tante cose, è fatto di cadute, di crisi, di pianti, di momenti di sconforto. Ha detto me ne vado, torno a casa. Io? Emma? Lei? No, Emma. Tutti lo dicono prima. Tutti? Ma tu immaginati, una scuola normale, tu entri, alla fine del corso fai un saggio, tu il saggio lì lo fai il giorno in cui entri, perché il giorno in cui entri hai milioni di persone che ti guardano. Quindi affrontare dal punto di vista anche psicologico un'esperienza come quella di Amici è formativo, da un punto di vista formativo eccezionale, da un punto di vista psicologico devi avere una tenuta. Infatti Alessandra io l'ho sottovalutata perché pensavo che fosse molto più fragile, lei è molto sensibile, lei si commuoveva molto spesso, quando interpretava non riusciva a rimanere, va bene abbandonarsi, ma poi devi essere sempre. E Annalisa lucido. Invece? Annalisa è un pochino più fredda. Più fredda, vero lei? Sì. Beh, lei arriva dagli studi di fisica, si è laureata, ha un approccio molto, molto più razionale. Beh, no? Però devo dire, noi abbiamo preparato un filmato. A proposito di Annalisa, non so Michele se ti piace Annalisa, però lei è veramente cambiata tantissimo, cioè una di quelle che ha fatto un po' come Taylor Swift, sapete che io ne parlo sempre, no? È partita dal country, è arrivata al pop, e è successo questo Annalisa, ci ha messo tanto ad uscire, era sempre un po' schiacciata dall'amoroso, da Emma, dalle altre. Le altre due hanno fatto un percorso quasi da maratoneta regolare, sempre la stessa andatura, sempre successo. Annalisa ha avuto più difficoltà, poi uno scatto del 100 metrista ha bruciato tutti. Mi sembra la tua preferita la serata delle cover? Sì, beh, Sweet Dreams, ragazzi, sull'acuto. Bellissima. Quando ha fatto l'acuto di Annie Lennox, bellissima. Identico se non superiore, sì, tutte con e due, bravissime, la rappresentante di lista, ragazzi, fuori categoria. Meraviglioso. Ma secondo voi quella faccia quando è arrivata terza rispetto alla vincitrice Angelina Mango, quella faccia, tu che la conosci, Grazia, stava pensando a se stessa oppure se l'è vista passare avanti un'altra vincitrice del talent? Secondo me, ma è una mia supposizione, conoscendo Annalisa che è una ragazza estremamente intelligente e anche un po' difficoltosa nei gusti, lei ha preso una strada. E in quel momento ha pensato che una strada in cui una ragazza, in maniera molto naturale, cantando dei testi un pochino sofisticati, perché in fondo il pezzo di Angelina non è così stupido, ha un testo intelligente, eccetera, vestendosi in maniera, non so, secondo me Angelina va così in giro anche a fare le tournée, i concerti,
un po' può mettere in discussione la costruzione di una personalità artistica. Lei non ha bisogno, perché ha molto carattere, Annalisa, però quando ha cominciato a lavorare con me cantava i brani di Bjork, cantava i brani di Florence and Machine, faceva un repertorio molto sofisticato. Però è normale che comunque un artista sta in movimento, esatto, e maturi, esatto, si evolve, si è, cambia stile. Sì, però non mi avete risposto sulla faccia di Annalisa quando Angelina ha vinto. Non l'ho capita, scusami. Secondo me lei ha capito che ha fatto un percorso e che questo percorso non è vincente al 100%. Ah, in quel momento le è passata la vita davanti, dicendo sbagliato, potevo vincere. Più che sbagliato, io pensavo di aver messo tutto quanto in regola per... E invece non mi è riuscito, no? L'ultimo per fare scacco matto. Michele, perché sorridi? No, pensavo che quando un artista si ritrova su quel palco lì, e lì in quel momento passa per la mente tutti i momenti di sogno, desiderio, di speranza, e lei ha fatto una bella faccia e l'ho guardata con molta simpatia in quel momento lì. Posso aggiungere, finale di Ufficiale Gentiluomo, Richard Gere prende Deborah Winger in braccio e la biondina fa brava Paola, così si fa, e fa quell'espressione un po' di circostanza, ecco, non so se ricordi il finale. Lui tantissimo. rivediamo Annalisa a Sanremo. Cos'è? Disegni una finestra tra le stelle da dividere col cielo, da dividere con me in un istante. Io ti regalo il mondo, baciar che puoi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore, solo se mi baci te e non sentire. Di Ciantona, per citare il libro di Michele Guardì, perché quando vanno i filmati parlano tutti tra di loro, l'uno su... Allora, Pennino, maestro Pennino, era così diversa in questi anni, Annalisa? Secondo me nemmeno tanto. Bevo un caffè su questa tua dichiarazione, grazie. Se lo volete, c'è. Vuoi, Massimo, tu? Beh, grazie. Posso? Maestro? Certo, è caldo, ti conviene berlo subito. No, devo dire, diciamo che il grande cambiamento che ha fatto Annalisa è stato soprattutto di look, più che di musicalmente. E su questo, bene o male, grazie di Michele, ha fatto una faccia. Non ho visto grandi cambiamenti, cioè, mentre faceva country poi ha fatto pop. Cioè, ha fatto sempre Annalisa, però con un appeal diverso, penso. Che c'è? Perché? Dimmi. Okay. Cioè, allora, deve avere un pezzo diverso per questo Sanremo, per vincere? Secondo me sì, ma non per vincere. No, vabbè, per comunque uscire... è arrivata terza. Cioè... No, allora, io penso questo. Annalisa può fare tutto, è bravissima. Può fare qualunque stile, qualunque genere, ha una vocalità, un'estensione, una precisione e anche un'attitudine interpretativa. È difficile metterla a frutto quando canti dei brani tipo l'ultimo. La vista interpretativa non c'è, perché quando, no. E poi anche il genere, cioè forse uno scarto con la sua vocalità. Quando lei ha fatto la cover, come diceva prima lui, c'è stato un abisso, un'accelerazione tra il brano che ha presentato e quell'altro tipo di atteggiamento vocale, fisico, mondo sonoro che ha portato avanti. Quindi forse, chi lo sa?
Tanto Fabrizio, sui social, insomma, sì, mi quando... dire grazie. No, beh, no, più che altro quando si parlava della faccia fatta in finale, naturalmente il mondo dei social si è, sì, sì, si è acceso. E un meme che abbiamo trovato dal mondo dei social è questo qui. L'inquadratura del primo piano di lei quando se l'amante e lui fa una dedica alla moglie. Perché la faccia è molto emblematica. Ci rimane un po' male, ma politicamente corretta. Rimane lì così, politicamente corretta. Quello è ufficiale Gentiluomo. Abbiamo abbassato un po' il livello, scusa, l'ufficiale Gentiluomo, siamo scesi. Grazie a mandare il tuo CD, Una storia d'amore ad Annalisa, ad Emma e all'amoroso. Sì, 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 spedisco. Ultimo lavoro con Giovanni Nuti, da una sua idea. Di cantare Tenco e Un'idea di Giovanni. Giovanni. Di cantare Tenco e Dalida, ma io interpreto i brani di Tenco e lui di Dalida, quindi questa è stata un'altra sua idea. E su che bello quando le persone raccontano l'idea di chi è stata. Sì, è giusto. No, brava. È giusto. Idea sorta in un ristorante mentre stavamo mangiando insieme. Cosa stavate mangiando? Stavamo quelle domande importantissime all'umanità. questa te la devo dire, io non lo conoscevo. Come non lo conoscevi? Non lo conoscevo, ci siamo dati appuntamento in un ristorante a Brera, a Milano, al buio, brava. Bella, perché dovevo partecipare a un suo disco che lui stava facendo, aveva musicato i brani di Alda Merini. Il maestro lo conosce molto bene. Sì, è un grande artista, Giovanni. Io ho fatto parecchie cose. Alda Merini io mi metto sugli attenti. Quindi mi chiama, mi dice ti va di cantare una canzone, quindi appuntamento al buio. Quindi io non sapevo neanche fisicamente come fosse. Ed arrivare una persona con un elegantissimo... non è male, No, con dei fiori, barba. Ma anche con i fiori, con delle tre rose rosse. È così, maestro? Sì, maestro. Ma mi sembra giovane però. Sì. Sì, 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 ma lui... No, perché dici che si è presentato con i fiori in mano, per me i fiori in mano, insomma, un signore... detto da altri tempi. Io... No, Giovanni è così, anche a casa, per un periodo, quando abbiamo lavorato insieme, ha dormito a casa mia, e lui la mattina, tipo, alle 9 già aveva il panciotto, già era... È vero, ma presentatemelo, lo voglio qui, bello, preciso, con i fiori in mano. Con i fiori in mano. E allora, lì ha avuto questa idea... E poi mi ha detto, ma poi potresti cantare tu Tenco, e siccome io Tenco ce l'ho nel cuore da sempre e da tutta la vita, mi è sembrato anche normale che cantassi le canzoni di Tenco. Poi saremo in giro con un tour e raccontiamo questa storia d'amore fra due artisti che hanno avuto un epilogo tragico nella loro vita, purtroppo, e che però si dovevano sposare dopo il Festival di Sanremo, quindi avevano comunque una storia d'amore importante. Importante. E dovevano cantare insieme una canzone, ma allora non si potevano cantare in duetto le canzoni, quindi l'ha cantata Luigi, poi è successa la tragedia e quindi è finita così. È finito così, questo grandissimo e bello amore. Però questa storia d'amore e questo disco parlano soltanto d'amore, ci sono anche due inediti che abbiamo scritto io e Giovanni. Quali sono? Sono Per la corona di un ago e Piccole grandi cose di te. E per il resto sono 18 brani, è vario. Eppure abbiamo dovuto lasciare tanti a casa perché hanno scritto, insomma Luigi ha scritto tantissimo e anche Dalida ha fatto tanti successi. Bene, la prossima volta verrai con Luigi e voglio però anche il maestro Pennino che così gli dice in faccia tu sei un uomo d'altri tempi. Ma vediamo le donne che hai presentato, che hai diretto tu a Sanremo in questi anni. Sei pronto a vederti uguale a come sei adesso? Ma uguale a come sei adesso, dai, su. Il tuo telefono è sempre acceso perché sento vibrare. Sì. Io ho un taxi fuori che mi aspetta perché devo andare via, ma per voi questo ed altro, amici. Anzi, perché il caffè poi lo pago con una permanenza superiore. Maestro Pennino, dammi la tazzina. Stato di calma apparente, dirige il maestro Pennino, canta Paola Turci. Benissimo. Di D'Alessio Pennino D'Agostino, ragazza di periferia, dirige il maestro Adriano Pennino, canta Anna Tatangelo. Di te sono un messaggio di sera, ma la verità è solo una ferita dentro l'anima. Il mio amore unico, dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino. Canta Dolce Nera. Tu sarai per me il mio amore unico. Tu sarai per me spazio senza limite.
dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino, canta Arisa. Che serve truccarmi se nemmeno mi guardi, ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi, né di spalle nel letto, più soli e bugiardi, ti addormenti vicino, ti svegli lontano. Scusate, però io quando poi sento la voce di Arisa dico attenzione, c'è Arisa e poi ci sono tanti altri bravi cantanti. Dici che è una cosa non politicamente corretta questa che ho detto, Michele Guardì? No, esprimere le opinioni è sempre una buona cosa, ma io da vecchio democristiano tendo a dare sempre delle opinioni che non dispiacciano nessuno e così faccio felici tutti. Beh. Ecco perché tu resisti tutti gli anni e qui c'è qualcuno che va e viene, qualcuno che va e viene. Allora, maestro Pennino, a parte è bellissimo vederti cambiare, no? Parliamo di generi musicali, noi vediamo il maestro Pennino che in 25 anni di storia, di festival, sei cambiato, sei più bello adesso, maestro. Facciamo un po' di complimenti. Sei più affascinante. Da lontano sono un tipo, sono un tipo. Scusami, e tu hai diretto Anna Tatangelo e la sua canzone Ragazze di periferia, cioè si va ai concerti della Tatangelo per sentire quella canzone. Sì, è vero. E tu c'entri lì. Io c'entro, sì. C'entri come? Con la SIAE sicuro? Con la SIAE, no. C'entro, insomma, sono stato un buon motore per partire con quella cosa, insieme a Gigi, con Vincenzo D'Agostino, facciamo sto pezzo. La settimana bianca. La settimana bianca? Di SIAE. Di SIAE, vero? Risulta con tutti i passaggi e le esibizioni. Come fa la ragazza di periferia? Beh, io sono stonatissimo, davvero sono... Come ti capisco? No, totale, non so neanche leggere il pentagramma, quindi pensa un po'. Però c'ho un buon orecchio. Questo non è, ma questo grazie alla radio. Sono un po' democristiano. Mamma mia, che noia. Invece non sono per niente a favore di quello che abbiamo detto su Annalisa, i vari sul nostro X, poi magari leggiamo qualche commento. Però a proposito di Annalisa, gli Oblivion hanno rifatto Sinceramente alla loro maniera. Intanto vediamo prima Sinceramente di Annalisa e poi li ascoltiamo qui live. Sinceramente quando piango anche se a volte. E la nostra Annalisa è alle prese con gli effetti della birra e fatica a dormire. Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormento più. Sono stata 8 volte in bagno, ora la 9ª, perché ho alzato il gomito. La vuoi la verità? La birra un po' lo fa, fra tutte le bevande è quella più diuretica. La faccio addosso a... Ma quanto male fa, voglio dormire ma mi scappa già. Incontinente quando bevo non la tengo, ma sto qui cascasse il mondo anche se sta per esplodermi un rene. Sto tremando, sto facendo tutta notte avanti e indietro, ma il bagno è pian terreno. E da oggi quando vado a zonzo giuro che più non mi sbronzo, corro il rischio di morire di sete. Sto tremando, sto sentendo chiari segnali, aiuto, adesso son davvero incontinente. Tutta la sera a sentire queste parodie. Allora, Guardì piacerebbe. A te? Non mi hanno capito. Anche no, tu? No, tantissimo. Quindi che alla fine sei simpatico. Anche perché è una rilettura. Tu devi rifare tutta la metrica della canzone e farla tornare. Non è mica esercizio semplice. Vabbè, esatto. Bravi. Guardali. È un crucifero.
è un sudoku, perché deve tornare tutto. Il 7 e l'8 marzo sono a Genova, a Politeama, genovese, dal 20 al 24 marzo invece sono al Teatro Lirico Giorgio Gaber, quindi a Milano, e allora mi sa che a Milano vengo a trovarvi. Qui a Roma niente, saltate. Prossima stagione. È prossimo Sanremo allora. Esatto. Siamo appena stati a Napoli la settimana scorsa. È vero. Mia sorella è venuta, mi sa, a vedervi. Ha pagato regolarmente il biglietto. Tranquilli, non vi disturbo. Che si è messo agli atti. Ma come nascono queste parodie, scusate? Ma nascono da... di soia o amato? Ma da un'intuizione, magari una rima o qualcosa che ti fa... Sei tu che decidi? No, noi siamo un bicameralismo perfetto. Tutte le decisioni sono prese all'unanimità e quindi, insomma, da lì poi inizia appunto a comporsi il sudoku interno, rispettare la metrica, le rime interne, le rime con la canzone. Speriamo con questa canzone di aver messo buona parola per tutti i fan di Annalisa, perché si sono scatenati. Dimmi, Fabrizio. Allora, qualcuno commenta dicendo: se Annalisa fa canzoni più intime viene snobbata da chiunque, criticata in primis; se fa canzoni dice come le ultime viste su Sanremo viene comunque criticata. Noi del Festival di Sanremo non interessa niente, perché lei fa le hit, dicono, e addirittura stiamo andando in Spagna. Vai. Allora, grazie. Tutti fanno. Ma non mi sembra che abbiamo detto cose pazze. Quando abbiamo detto che su Sweet Dreams lei ha, diciamo, è venuta fuori maggiormente la sua caratteristica vocale rispetto Massimo al suo Cervelli, pezzo. Che però, intanto saluto, ma infatti, i fan club poi partono, il fan club, dicono: però scusate, va bene che partono, però bisogna anche essere precisi. Massimo Cervelli ha fatto un complimento ad Annalisa per quell'acuto. A me sembrava di capire questo. Quell'acuto era difficilissimo, potevi schiantartici. Lo so, ma io sono d'accordo, io ho riportato quello che dicono loro. E cosa dicono loro? Lui ha detto questa cosa, la chiariamo subito. Loro dicono praticamente Ciantona che... subito, Michele Guardini, subito Ciantona qua, Casma. Praticamente che Annalisa, secondo loro, non fa fede al Festival di Sanremo, perché il suo successo va oltre il Festival. Cioè, con quelle canzoni lei è in cima alle classifiche e forse il Festival di Sanremo... Ma noi stiamo parlando del Festival di Sanremo, quindi sono loro che sono fuori tema. Ragazzi, siete fuori tema, scrivetemi il tema alla volta. La volta buona. In tema però. Siamo fuori tema. Vuoi dire qualcosa alle fan di Annalisa, visto che devi scappare all'Euro? Ecco perché ti chiamavo il taxi. Ci vediamo all'Euro, così reguliamo i conti con i fan di Annalisa. Ok? Vi aspetto tutti. Su una giostra. Al Colosseo Quadrato. Un'arena. Guardiamo le co-conduttrici di questo Sanremo. Sono state disinvolte, molto brave. Bravissime. Non facile, perché poi c'erano tutte quelle canzoni, tutti quei cantanti. Non è che c'era tanto spazio per presentarsi. Sera. No, Michele, pure questa non va bene dire. Questa cosa qui, che c'era poco tempo per far vedere la loro bravura. Va bene così? State facendo benissimo. Continuate. Prego. Sul palco dell'Ariston, Giorgia! Il tuo primo cartoncino. Oh, veramente, tutto mio! Mi fai fare qualcosa? Certo. Gli ho dato. Il 3. Mr. Rain. Oh, le azzeccate tutte proprio, eh? Brava, vedi? Amadeus. Sono io. Lo vedi? Certo. Lenta, perché fra poco finisce la puntata e non può essere. Questa deve essere la puntata più lunga nella storia di Sanremo, perché ci sono io e quando mi ricapita. Quindi io adesso stiamo qua a non fare niente. Vai, qua. Ah, 70 devo... anni che fai qualche cosa. Vabbè, ti volevo dare giusto. Questo sei tu all'inizio dello spettacolo e questa alla fine. Spampinato. Con questa voglia. Tu potresti scendere, salire, riscendere, risalire. Ma io per questo finale di serata ho scelto un abito pieno di stelle. Bello, bellissimo. Come tutte le stelle che si sono esibite, si esibiranno su questo palco, perché veramente è una serata meravigliosa. Stiamo insieme per la mala manca di
sei bellissima, sei elegante. No. Guarda. Prendi. Ma è bellissima. È bellissima. Qua c'è un Michele Guardì che dice... Sono state tutte brave, molto brave, simpatiche e non arroganti, cosa che non è semplice trovare. Brave, brave, brave. Quindi la Mannino, un programma glielo diamo tutto da sola? Quando diventerò direttore generale, ma non ci diventerò mai. Giorgia, un tour internazionale glielo vogliamo far fare? Ma perché no? Esatto, beh, sulla Cuccarini cosa dire, perché ha fatto tutto, è meravigliosa. Bravissima, no, veramente. Bravissima, bravissima. E quindi niente, siamo diventati per un minuto democristiani entrambi. Tutto bravo. Così. Beh, grazie alla bravura però. Adriano, l'amore per la musica ti ha portato invece a realizzare un album che, scusate, mi è dedicato interamente a Napoli. Sì, Sembra quasi per citare un po' Joliet, no? Che è stato anche criticato perché presentava un brano tutto in stavo dicendo in inglese, tutto in napoletano, e il tuo si chiama Tournà. Sì, diciamo è un omaggio alla mia città, insomma, che... Sei di Napoli? Sì, sono di Napoli. Non si sente? No, no, perché praticamente i classici napoletani, che poi sono i classici italiani, io volevo fare un omaggio insieme a un'idea, vedi, che ha avuto Partenope, perché ci siamo... Sta arrivando, perché tra un po' sì, si tra un po' faremo sto pezzo, è nata un po' durante il Covid, io mandavo di pianoforti e lei metteva una voce, così, e abbiamo fatto 15 canzoni, di cui due inediti. E praticamente è nato sto disco, poi ho messo l'orchestra del San Carlo, gli arrangiamenti con i musicisti. È un disco molto vero, un disco vero, di cuore, non è un disco che non pensa a poter vendere, perché... Certo. Perché dici così? No, scusate, lo dobbiamo vendere adesso che mi dice così il maestro Pennino. Perché sì, dici non no, pensi a vendere? Bisogna anche vendere, no? Cioè, certo. Non è che si possono fare le cose solo per se stessi. È sempre bene fare delle cose per l'arte. Poi se si vende, è meglio. Ben venga, però ecco. È un disco che non ha i canoni commerciali, ecco, radiofonici. Però scusate, ha tantissime collaborazioni, Cioè ha tantissime collaborazioni, cioè ci è chiamato davvero. Sì, c'è un duetto con Gigi D'Alessio, con Andrea Sannino, con Sal Da Vinci, con Antonio Marino. E poi ci sono la particolarità di questo disco, che prima di ogni canzone c'è una voce nota che legge il testo in italiano, perché molte persone che ascoltano le canzoni, però non capiscono che la magia grande della canzone napoletana sono i testi. Sono le parole, quindi certo. Abbiamo voci come Luca Ward, Pino Insegno, Lina Sastri, Peppe Barra, Claudio Baglioni, insomma... Insomma, non hai chiamato Serena proprio Rossi. Nessuno, maestro Pennino, no, bravo! No, diciamo che abbiamo un sacco di amici, però... Insomma, è un disco da... se uno è innamorato della musica lo può ascoltare. Allora, guardiamo questo filmato e poi c'è l'esibizione tua con Partenope, così finalmente me la presenti. Ok. Di D'Alessio D'Agostino, Tu che ne sai? Dirige il maestro Adriano Pennino, canta Gigi D'Alessio. Dove sarai? Avrai già raccontato la storia e parla di noi. Se si potesse non morire, dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino. Buonasera. Ciao Penny. Cantano. E poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero con sole. Musica che resta. Dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino. Canta Il volo. Amore, abbracciami. Lettera di là dal mare. Dirige l'orchestra il maestro Adriano Pennino. Canta Massimo Ranieri. Questo mare troppo grande per non tremare quasi il giorno ormai. Poi il tempo si ferma, qualcuno grida in terra. Thank you.
Siamo Lazzaro felice, gente che non trova più pace, quando canta si dispiace, sempre pronta a sottare, ma non perdere la tua. Siamo Lazzaro felice, malerina ma non si dice, musicante senza permesso ci guarda, e che spalle sotto il cascio, non si sente più l'attore mar, con volta santo in piedi a guerra rinta in mare, sapendo che fermuterà. Intanto passo sto nuovo scelto, passammo noi a San Concio tempo, se era postivo se tu stai, e non ti scorda mai. Intanto passo sto nuovo scelto, cammisa fuori un corpo tossiente, che resta allerto tutta nottata, pensando tu sei stato, pensando tu sei stato. Ma questo maestro, mai visto come è cambiato nel tempo durante il Sanremo? Sì, però sono d'accordo con te. Vero che è sta meglio adesso, sì, è migliorato. È come il buon vino il maestro Pennino. Sì, mamma mia, è diventato anche quasi rosso, quasi rosso. I capelli. I capelli. Senti Michele, abbiamo fatto Ciantona in questo talk sanremese oppure no? Dimmi, per avete fatto il tuo Ciantona libro. Nel senso che sono sovrapposte le voci. A proposito di Ciantona, voglio dire che il libro è racconto di un autore che sta scrivendo due libri contemporaneamente. Che sei tu? E ci sono, sì, delle cose curiose. Alla fine tutti i personaggi vanno a casa di quest'autore per lamentarsi per quello che lui li ha costretti a fare. E c'è uno che gli dice, ma come, tu mi hai fatto finire anche in galera da innocente? No, questo è e allora, brutto. E allora io dico, sì, l'ho fatto perché io ho un problema, l'ho sempre avuto quando facevo l'avvocato, è quello delle ingiustizie, il caso Tortora per esempio. Mamma mia. E allora lì trovo il modo di parlare anche di argomenti importanti, perché è bene che spesso ridendo si parli di cose importanti e serie, e quello è giusto farlo anche quando si scrivono cose divertenti. Massimo Cervelli che deve andare all'Euro, anche voi. Io adesso vado a fare il nostro gioco telefonico e dopo c'è il professor Broccoli, visto che è una tua creatura. Allora, lo vuoi aspettare? No, fermi tutti. Il professor Broccoli è una creatura che si è creata da sola. E io infatti, sapendo che lui sarà qui nella seconda parte, volevo lodarlo, salutarlo. E allora resta con noi, dai, mezz'ora in più in Rai, mica dai, ti farà male. È bravissimo, e quando lavoravamo, perché lui era ogni giorno da noi, poi lo siete presi voi perché il meglio l'avete preso, e allora mi mancano quei pomeriggi di lavoro con lui, ma non sapete. Ma lui pomeriggio è libero dalle 3:30, è lui che ho forse capito, non ti vuole di vedere. Ma cosa parliamo perché se ne avevamo già parlato prima? Lui è degno figlio del padre, altro grande autore. Ma non glielo puoi dire appena arriva, dai, 10 minuti arriva. E io aspetto. Grazie Michele. Perché devi sapere allora che sabato prossimo, il 24 febbraio, ricorre il primo anniversario della scomparsa di Maurizio Costanzo. Un po' tutti noi siamo cresciuti con lui. Tu sei giovanissima, insomma. No, anch'io, sinceramente. Ah, no, sono, non sembro una ragazza del XXI secolo. Sono molto legata a... provo nostalgia per un'epoca che non ho mai vissuto, quindi in realtà è molto bella questa cosa. Allora sono proprio felice che tu sia qui e lo ricordiamo con il professor Broccoli. Partiamo da questo filmato. Buonasera e bentrovati tutti. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio. Normalmente facciamo sempre cose garrule, allegre,
E adesso dobbiamo parlare di una persona che è sempre presente. Tu, Aurora, hai nostalgia degli anni che non hai vissuto. E io invece degli anni che ho vissuto, perché Costanzo lo conoscevo dal 1970, da quando avevo 16 anni. Partenope, che ti devo dire, ha il nome di una sirena, quindi di Vesuvio. Michele! Caro professore! Michele! Sono rimasto per aspettare te, poi ce ne andiamo insieme. Michele! Grazie, Michele, grazie di Michele. Ti devo ancora ringraziare per una recensione che mi hai fatto a un libro qualche anno fa, molto bella. Pennino, ti porto nel cuore, perché io sono uno di quelli che ancora scrive con la stilografica. Bene. Quindi Pennino per me è perfetto. La faccia di Aurora, cioè le è caduto apprezzo tantissimo io. Stilografica a inchiostro nero, Allora, dunque, bontà loro, avete visto Maurizio Costanzo esordire Studio 11 sopra le nostre teste. Pensate che nasce per caso nel 76, un'idea di Angelo Guglielmi, e ci sono tutti gli ingredienti di Maurizio Costanzo, scenografia zero. E questo è fondamentale. Lo sgabello, lo stiamo vedendo, che si mette di lato, più basso dell'interlocutore. Questo per mettere l'interlocutore a proprio agio. La finestra che si chiude, perché vuol dire che le cose rimangono tra noi. In realtà poi non rimanevano tra loro, perché è stato un successo televisivo incredibile. Al punto tale che Maurizio mi raccontava, mi ha raccontato tante cose, ci vedevamo una volta al mese noi, ci parlavamo del passato. E diceva, un successo incredibile, Umberto, mi raccomando, quando hai successo in televisione, non lo dire mai, oppure di, ma non sto così bene, perché c'è sempre qualcuno che poi comunque non va bene, no? Questa cosa non va bene. Quindi lui girava per i corridoi di Via Mazzini dicendo... Sì, va benissimo, però sai, devo andare a fare le analisi, devo vedere che cosa ho. Questa è l'intelligenza di Maurizio. Inventato gli slogan sono la cosa principale. Quando rimane uno slogan, fusse ca fusse la volta buona, Nino Manfredi, canzonissima, vuol dire che hai azzeccato. Nel mio piccolo, la luna nera, l'ho azzeccata. Lui, cosa c'è dietro l'angolo? Lo diceva sempre. E tutti quanti non rispondevano cosa c'è dietro l'angolo. A un certo punto è arrivato Giancarlo Paglietta, grande dirigente del Partito Comunista, questo, nullo, perché non voleva il nome, e dice, cosa c'è dietro l'angolo? Un altro angolo. E aveva risolto il problema, del mistero. Cosa porta Maurizio Costanzo in televisione? Porta la sua grandissima esperienza radiofonica. È nato con la radio, è cresciuto con la radio, è cresciuto con una canzone particolare che si chiama Silenzioso Slow, che la cantava Alberto Rabagliati, ed è questa qua. Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore. Le cose belle che ti voglio dire, tu solo, amore mio, dovrai sentire. Abbassa la tua radio, per favore, perché io sono gelosa del mio amore. Bracchi Danzi, 1940, brava Filomena, bravo Daniele, riprendo la stellina, altrimenti poi dalla regia un tuo allievo, Fabrizio, mi dice, non ti spostare, tuo di Michele Guardì. Era il tuo aiuto durante i fatti vostri. Ma andiamo avanti. La radio la porta anche al cinema. È stato un grandissimo sceneggiatore. Una giornata particolare, 1977. Assieme a Ettore Scola, no? Beh, ricordiamoci, Sofia Loren, Marcello Mastroianni sul terrazzo. Questa è una scena incredibile. Stupendo. La radio fa da sottofondo a tutto il film. C'è la voce di Guido Notari, che era uno speaker radiofonico. La storia la conoscete. Lui è un omosessuale, viene emarginato dal regime. Lei si innamora di lui, hanno lo stesso una storia, nonostante tutto questo ambientato nel 1938, caro Emiliano Enrico. Il giorno della visita di Hitler a Roma, e la radio faceva la radiocronaca, una giornata particolare. È talmente tanto successo che la stanno usando tutti nelle trasmissioni televisive, eccetera. La radio è Maurizio Costanzo. Ho una sigla, guarda, questa è stupenda. C'è Flaminia Morandi, dal sinistra. Maurizio Costanzo senza baffi, la radio, la mia cara radio, Pasquale Chessa, e lei è Dina Luce, una delle voci radiofoniche più belle che ho mai ascoltato.
assieme alla sigla storica. Io da lì ho cominciato nel 70. Facevo, Caterina, l'assistente dell'assistente 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 dei portatori di caffè. Quindi questo era il mio ruolo a Buon Pomeriggio. Però qualche cosa nel corso degli anni ho imparato. La sigla, questa. Era un pretesto, François Hardy, l'orchestra Caravelli. Ricordo quando è stata scelta, mi piaceva perché era un successo dell'Hardy, quindi potrei esprimere pure la mia opinione, ma è bella, è giovane. Subito venne presa, perché Costanzo, e Michele lo sa perché l'esordio di Michele Guardì è con Maurizio Costanzo in radio. Distintissimo. Mio cugino Enzo di Pisa, io, e era Pino Caruso che conduceva. Vedi, è la radio, fatemelo dire ancora una volta, compie 100 anni il 6 ottobre, è la madre di tutte le nostre storie. Non dimenticatelo mai. Ecco, guardate che simpatiche i colleghi che lavorano con me in radio, in televisione qua. Guardate che fotografie stupende che hanno trovato di un Maurizio giovanissimo, senza baffi, con la cravatta addirittura, con la cravatta. Beh, abbiamo visto Porta Bontà Loro, che altro non è che la riedizione televisiva di Buon Pomeriggio, e fa una rivoluzione, siamo nel 76. Che succede? Succede che invita il Presidente del Consiglio. Oggi invitare il Presidente del Consiglio in televisione è normale. Il Presidente del Consiglio va da sempre in televisione in questi ultimi anni, l'abbiamo visto. Questa è per la prima volta un Presidente del Consiglio va in televisione, siamo nel 77. Il Presidente del Consiglio allora era Giulio Andreotti. Pensate, Maurizio mi raccontava che quando l'aveva invitato, lo vede seduto e dice, ma quello è Noschese. Non pensava che fosse realmente Andreotti, invece era Andreotti, e lascia un'intervista divertentissima, simpaticissima, con la quale vi saluto, perché Andreotti racconta come e quando ha fatto la corte a sua moglie al cimitero. La simpatia di Costanzo, la simpatia di Andreotti, che da quel momento è diventata, al di là della politica, una stella televisiva. Lo invitavano chiunque, Michele anche, perché faceva ascolto. Era il re dello share, oltre a essere obiettivamente un monarca della politica. Grazie a tutti. Grazie professor Broccoli. Grazie a tutti gli ospiti, grazie di essere venuti. Allora vediamo la prima apparizione quindi di un Presidente del Consiglio in televisione. Grazie, grazie ancora a tutti. Posso raggiungere? Sì, ma lo potete raggiungere tutti adesso. Il professore, adesso. E grazie per l'ospitata, siete bravissimi. Lodi, lodi, lodi. Sempre perché il democristiano l'ha detto, Grazie, fatemi vedere questo filmato. Grazie, grazie davvero, grazie. Le farei una domanda privata, se mi consente, Presidente. Lei ricorda come e in che occasione ha detto a sua moglie sposiamoci? Adesso andiamo nel privatissimo, sì, perché è una cosa anche abbastanza buffa, insomma, ma una cosa buffa perché credo che raramente ci sia stata una dichiarazione di volontà matrimoniale fatta al cimitero. Eravamo andati al cimitero. Come mai ha scelto questo ambiente? L'ho scelto proprio perché il collegamento con mia moglie era un mio compagno di scuola che era morto allora, e allora eravamo andati insieme a visitare la sua tomba. E ripeto, può sembrare un po' stravagante, forse lo è pure. Ricorda ricorda come ha cominciato il discorso. È molto impacciato perché non avevo una grande esperienza e non aveva nemmeno mia moglie in questo campo. E ho ricordato così. Lei si è appoggiato allo scomparso per fare esattamente, il discorso. Esattamente, e non me ne sono pentito.